Orecchia TV oggi è al Bufala Fest. Ci troviamo in compagnia di Francesco Sorrentino e Antonio Rea, i due organizzatori. Intanto buongiorno e benvenuti dinanzi alle telecamere di orecanews.it. Buongiorno. Buonasera a tutti. Siamo in diretta dal Bufala Fest. Siamo al nono giorno ormai, possiamo fare un bilancio di quello che è stato il Bufala Fest, la quarta edizione che per la prima volta è durata 9 giorni. Quest'anno Bufala Fest è durato 9 giorni, in quanto l'offerta che abbiamo messo in campo è un'offerta molto importante. Abbiamo messo 53 stand di food su tutto il lungomare di Napoli, dove si trova di tutto, dai dolci alle pizzerie, a friggitoria, primi piatti, di tutto. Sempre di più, quest'anno il nostro payoff è sempre di più, non solo mozzarella, anche perché abbiamo inserito molti prodotti. Francesco, tu sei un uomo d'azione più che di parole, ci dicevi prima dell'intervista, io vorrei dire giusto un piccolo intervento su quello che è stato l'impegno personale e professionale per organizzare questa manifestazione. Diciamo che siamo al nono giorno, siamo arrivati, diciamo, c'è stato un crescendo, si è iniziato sabato scorso e man mano insomma le presenze sono cresciute giorno per giorno, mettendoci l'impegno nell'organizzare questo evento che è durato 9 giorni, per cui 9 sere di spettacoli, 9 sere di food, ci sono tanti contenuti, 9 sere di contest, abbiamo fatto dei convegni sulla mozzarella e su tutti i prodotti della carne di bufalo, e per cui voglio dire, noi ci sentiamo soddisfatti di questo nostro evento, sempre di più. Cosa dobbiamo attenderci per la quinta edizione, quella 2019? Allora, noi quest'anno abbiamo presentato il nuovo format, gli stand nuovi, una nuova linea per quanto riguarda, stiamo sempre cercando di portare sempre più qualità in questo evento, in quanto noi trattiamo una filiera veramente molto importante. Allora cerchiamo di fare tutto con rispetto di quello che è il nostro prodotto. L'anno prossimo, quest'anno siamo arrivati alla punta massima, perché più di questo non può diventare l'evento Bufala Fest, in quanto anche per la grandezza del posto dove stiamo. Stiamo cercando ovviamente di portare sempre più qualità con il contest, che quest'anno è il primo anno che l'abbiamo inserito, un grande successo con 76 partecipanti a questo contest. L'anno prossimo sicuramente ci saranno tantissime novità. Adesso chiuderemo domenica e tireremo la somma di quello che è stato quest'anno il Bufala Fest, e poi vedremo tutte le novità per quello che sarà il 2019. E noi ci saremo, verremo qui per andare a documentare ciò che sarà la prossima manifestazione in modo più dedicato. Antonio Rea, Francesco Sorrentino, grazie per la disponibilità e in bocca al lupo. Al 2019 allora. Grazie a voi, al 2019. Noi continuiamo, non andate via.